Oh, eccoci qui, buonasera a tutti, belli, buonasera a tutti, come state? Come state? Ci sentiamo, tra l'altro, fatemi controllare. Come state? Oh, sì, ci sentiamo. Buonasera, Fado, buonasera, Axel, buonasera, Grady, manca a te, Harlock, come state, bellissimi? Porca troia di capelli! Come state, bellissimi? Come state? Ok, che se no non posso stare tranquillo nella mia vita se questa roba. Oggi continuiamo cose, mi sono dimenticato, ho fatto tutto, Telegram l'ho fatto, Instagram l'ho fatto, tutte cose. Che capelli sono? Sono i capelli di uno che purtroppo ha i capelli cazzo crespi, quindi appena se li lava i capelli fanno... e quindi me li devo tirare a fanculo. E non mi danno fastidio. E niente, fatta, ti mando un carro armato a caso così, brutalmente, brutalmente. Allora. No, stavo avviando Kingdom Hearts. Oggi non è Kingdom Hearts, oggi è Elden Ringo. Tra l'altro mi sono dimenticato di togliere online, quindi laggerà come la merda. Aspettate, va, fatemelo togliere. Che mi raccontate di bello comunque? Che mi raccontate? Madonna che fastidio! Mi dissocio da cosa? Dai carri armati ucraini che ti entrano in casa? No, queste sono le cover. Dov'è Elden Ring? Che c'ho troppi giochi su Steam. Eccolo qui. From bannami pure, non me ne frega un cazzo. Tanto online ci gioco due volte, quindi... Cazzo. Attenzione, come sei andato? Oro? Siamo oro bronzini, come siamo? Poi questo va buttato dentro. Scusatemi un attimo, che sto facendo queste cose. Un bell'oro? Ci sta, ci sta. Se non ti sei soprattutto mai classificato o classificato qualche volta. Non male, non male, non male. Ma quella è la community di Overwatch, Vittorio, tranquillo. Che mi raccontavi, bello Harlock? Come stai, Harlock? Avete passato una buona fine settimana? Tra poco c'è pa... Che cosa cazzo ho avviato? Non ho avviato Elden Ring. Spero ho avviato Metal Gear Survive. Boni, no. Elden Ring. Dov'è? Eccolo qua. Sono sbagliato tantissimo. Non mi ricordo dove cazzo eravamo arrivati. Mi sa che avevamo finito Nokrom. Sì, avevamo finito Nokrom. Avevamo trovato un posto strano. Abbiamo trovato il fratello di Dee. Un gioco di merda della mia vita. Ah, beh, però vedi il lato positivo, non sarà l'unica e né l'ultima. Quindi vuol dire che questa non è la peggiore. Io tutto bene. Ufficialmente proprio completamente al 100% conclusa la parte gigante del video. Adesso devo soltanto capire come cazzo fare una roba dove come la faccio pure una cazzo di roba pratica, ma vabbè, quelli sono dettagli. Comunque, che hai fatto? Che hai fatto, Harlock? Che vuoi condividere? Bella la musica del Dering, però mi gasa tantissimo. L'ha preso da solo sto giro del Dering, incredibile. F12. Ditemi se l'audio mo che entriamo in game si sente per bene. Mamma mia, altissimo. Nah, pensi no. Tranquillo. Ho flexato come un Covenant, quindi hai fatto tipo il... lo sgorbietto. Tipo... Che giro ha fatto questo figo? Questo è perché, vedete, quando avete le mamme che non si mettono le mani nel culo, letteralmente, succede questo. Ah, per ora, semicit, esattamente. Dove eravamo? Bella, vai,
Questa è quella che io metto durante i periodi di esame dell'università. Più o meno questa rimane attaccata al mio corpo per un mese durante il periodo degli esami. Quindi ci sono affezionato. Tanto mi sono messo questo schermino qua in verticale che è molto comodo. Dove cazzo dobbiamo andare? Qua abbiamo concluso. Ci sarebbe da seccare Mowgli. Proviamoci. Facciamo così per iniziare la serata. Facciamo un paio di tentativi contro Mowgli. Comunque gli hai fatto vedere chi c'è il cazzo più grosso, Vittorio. Allora, fatemi ricordare il moveset. Ok. Sì, ma io non posso affrontarlo, Mowgli, con questa roba, perché... Non posso scambiare colpi con quel signorino, quindi è un po' un inferno. Porca troia. Tanto oggi penso di aver montato una delle clip migliori, anche se era una clip su Final Fantasy VII, ma l'ho montata secondo me benissimo. Mi piace tanto come è venuta fuori. Uff. Allora. Madonna, che cos'è che verifica era? Era quella degli squat. Harlock. L'ho mixata con una musica di Metal Gear Revengeance. E ci stava da Cristo. Me stesso! Andiamo! Allora. Ma si è buggato. Me stesso sta lì in piedi fermo, perché? Oh la Madonna! Zio, devi attaccare il boss. Adesso, se non si prende un ceffone, non è contento. Madonna, quanto poco male facciamo. Questo combo. Sì, così vado. È un meme. Sì, ma guarda che quelle che Metal Gear Revengeance ha fatto, tipo una quantità di musiche che sono diventate dei meme indiscussi, indicibile. Ogni musica di quel gioco è oro. Poi vabbè, Kojima, quindi meme si spre. No, fido la stamina. È morto pure il Mimic. Quindi adesso farai la tua finisher del cazzo? Ma se sto tipo a 7 km, mi prendi comunque? Sì. Ma non è che posso rollarci in mezzo a quella cosa? No, ma tra l'altro si è rifullato, cazzo, ma com'è? Non posso scambiare i colpi. No, no. Aspetta, aspetta, aspetta. Matame, matame. Oppure no. No, non ci ho fatto uscire. Ma vaffanculo, va. Ma vai a cagare. No, no, con lo spadone questo non ce la posso fare per adesso. Ultimo luogo di grazia visitato. Però comunque stavo pensando di portarlo come serie di intermezzo. O Metal Gear Revengeance, o Metal Gear Survive. Non tutta la saga di Metal Gear perché è l'inferno. Vabbè, questo poi ci torneremo più avanti, ragazzi. Cioè, non... Per adesso no. Cos'era lì? Sommità della cascata. Non la schivi, Fatal. Cioè, ci saranno sicuramente dei modi, qualche roba. Proprio oggetto che devi usare apposta, magari. E quindi si va su.
Si va su Adaltus. Per forza. Ah no, non è vero. Seguiamo la quest di Ranni. Seguiamo la quest di Ranni. Non tutta la saga di Metal Gear perché è un inferno, Lich. No, beh, si farà in futuro, ma quello sicuro. Però dopo Kingdom Hearts e con Elden Ring a fianco, no. Cioè, io avevo in mente di portare tipo Dragon Age, fare proprio dal primo per farci tutto il nostro mondo. Con le... Però, cioè, che tra l'altro, tra parentesi, la saga di Kingdom Hearts manca è finita perché ci manca quello musicale. Però vabbè, quello sarà molto più chill. È un rhythm and game, non è che ci vuole chissà che per giocarci. Allora. Andiamo avanti. Facciamo la quest di Ranni. Vediamo dove ci porta. Cioè, poi in realtà io là dentro acceso entrato. Magari mo c'entro mi fa ah, ciao, però vabbè. Io presuppongo che, come ha detto Iggy, Ranni si sia infilata là dentro per cominciare il suo viaggio del cazzo. Metadone in action l'altra... Quella la facciamo a fine serata. Cioè, allora in realtà volevo farla a inizio. Però ho detto... Perché quel trailer l'ho analizzato per bene e ci sta una quantità. Una quantità di chicche. In quel coso. Cioè, voi non avete idea. Cioè, ci sta una quantità di roba indicibile. Ci stanno le scritte con l'alfabeto strano di Scala et Caelum. E continue reference al finale di Kingdom Hearts 3. Continue reference alle chiavi, alle cose ovunque. Ci stanno personaggi e grafiche. Una roba improponibile. Poi se volete lo vediamo adesso, eh. Facciamo il bello della diretta e ce lo vediamo. Perché se volete. Dato su 2 minuti di trailer. Non è che è quello il fatto. Votate, siete un pelino di gente, vedete. Tanto qua dentro ci sarà un falò. Tanto la gente, non vedo tantissima gente che non ha capito, cioè che sì, la grafica ultra realistica, fotorealistica, è fatta sia perché devono flexare la Real Engine 5, ma è fatto anche per una questione di trama. Cioè la gente non ha capito che Kingdom Hearts 4 sarà ambientato nell'irrealtà di Kingdom Hearts. Ah, siamo tornati qua. Ah. Questa che fa come quell'altra de... No? Ok, ma aspettavo che fosse come quella di... Dei Gargoyle. Non so perché. Reaction. Come si vede se... Anzi, reaction! E tanto siete anche 6. Siete anche 6 in teoria. Come cazzo faccio a vedere cose? C'ho 47 schermi, ma non ce n'ho uno dove cazzo vedere i voti di merda del cazzo, porca t... Dov'è? Sì, l'ho capito quello! Come si fa? Ah, ce la... C'era la freccetta. Va bene, sono stupido. Ok. Così ce l'ho qua sotto gli occhi. Allora, prosegue per 3-0. Allora, visto che è la metà, che a meno che tutti gli altri non votano. Così dentro una tomba ci sta un oggetto di... Adesso lo vediamo comunque, adesso lo vediamo. Cioè, parla a Ranni in miniatura, comunque. Allora, aspettate. Allora, intanto qua chiudiamo.
Per quanto è il puttanaio, Fatal sì, la Bibbia veramente. Allora fatemi riavviare tutte cose. Siamo ricrashati male? No, non siamo ricrashati male. Allora. Però mi attira veramente tantissimo, tanto prima del 2025, ma 2026, ma pure 27 non si vedrà un cazzo di qua roba, eh. Cioè state tranquilli, Kingdom Hearts 3 c'ha pure, ci ha fatto aspettare tanto. Ogni volta sono... Per una volta sei stato esatto, bravissimo Arlok, bravissimo cazzo. Attenzione alla bambola. Esatto, infatti, perché quando ci siamo seduti c'era scritto parla con la bambola di Ran. Tra l'altro non me lo ha salvato, mi devo riprendere la bambola di Ran. Ran in miniatura. Sì, solo. Kingdom Hearts 3, 13 anni. 13. Oh, una bambola inanimata gradevolmente fresca. Madonna, non dico così from, che cosa brutta. I dettagli dalla testa ai piedi. Ma è Ranni. Raga, non è... La bambola con la spe... È Ranni. Twitch, porca Madonna. Cioè qua, te lo dico onestamente, Twitch, porca Madonna. Mi hai rotto il cazzo. Mi hai rotto veramente i coglioni. Io non so più che cazzo fare. Io non lo so che fare. Ci siamo? Ci siamo. Mi ha detto tipo, ah, c'hai la cosa di parlare con le bambole, non tollererò della disobbedienza. Ha fatto un po' la mammi della situazione. Porca Madonna, guarda. Oh. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. A meno che non crasha perché la CPU si riempie così tanto che crasha. Può essere veramente quello. Però lo fa anche con Kingdom Hearts 3. Perform for eliminate the name of Va Rani the bene. Witch. I will Sì. not brook. Sì. Allora. Vabbè, quindi... Scusa, e se noi non fossimo mai passati a prendere quella bambola, lei come lo faceva il viaggio? Correva piano piano, piccolina, come faceva? Anche perché non credo che qua in mezzo ci siano i cagnolini, le apette, penso ci sia Satana. Non lo faceva, giustamente. Ci ho parlato, sì, infatti. Perché non potevo finire il dialogo, io ho dovuto continuarlo, ho letto. E ha detto, oh, spacca le ombre! Madonna, quanta vita. Là dietro. Io devo veramente capire perché si stacca così a cazzo la live. Sono i frame. Stai correndo su e giù per le scale. Ok, quindi qua ci possiamo ricollegare a quella famosa cascatina. Oh, cazzo, pure qua no! Ma che due palle! Tanto devo spegnere la luce perché altrimenti qua io non ci sto vedendo un cazzo. Corro, non è vero! Vado, non è vero.
corvo e le bestie. Non l'ho ancora, mi sa se l'ho seccato o no. No, mi pare di no. Non credo di averlo terminato. Ma questo lo vedi pure. La bestia dovrebbe stare ancora là. Dobbiamo portargli altre robe. Magari dopo un tot gli finisce la quest. Stop. Buongiorno. Che fai? Che fai? Presa? No. Brutta cosa. Dall'altro ho cambiato l'arte di guerra con lo strillo. Tipo da ma vaffanculo. Con lo strillo. Questo qui. Che mi permette di fare le cose. Certo, un po' lentino. Però... scusa, che stava facendo? Stava tornando a essere un scimmiotta. Minchia, quanto son duri. Brighini. No, non ci vado di là. Voglio andare prima di qua. Perché di qua ci dovrebbe riportare all'entrata da cui ci stavano le formichine. È una gita a Catanzaro. L'acqua. Brutta cosa. Brutta cosa. Allora. Brutta, 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 brutta cosa. Buongiorno. Non mi sata. Ho capito. Una guerra tra ciechi questa, eh. Schifo. Vabbè. Dai per armor però. Porca troia. Tutu. Cururu. Dove cazzo stavo andando qua? No, ho sbagliato via. Vabbè, ci andiamo dopo. No, ci andiamo adesso perché sennò poi me lo dimentico. Okay. Allora. Dato qua posso evocare anche la mia copia. C'è un droppino lì. Vado a mangiare tra poco. Ah, tra poco, bello! Buona cena! Guarda che bellino però come luogo. Per un'aurea 7. Ma io col cavolo che vi ammazzo a tutti. Non c'ho voglia. Ma c'ho proprio... non credo. E dal nome... boh, nella campagna. In Austria. Sembra un nome molto austriaco, Catanzaro. Qua c'è qualcosa di utile? Non lo fare! Vaffanculo. Sì, facciamo come su Atlantis. Non è in Irlanda, è in Islanda. Minchia, bravo, tutti i traduttori. Poi sbagliate S con la R. A fianco che si è sotto c'è Velletri con Tokyo. Dunque io non so se devo fare un reset pulito di Streamlabs. È tutto, se... quanto ci stanno qui le cose? No, Narlock, non mi far prendere questi. B. Hai mai lodato il sole, puttana? Boh! Ok. Scusate.
Se vado di là, c'è cosa? Se vado di qua, c'è... Ah, ok, di là so, ho capito dove si va. Vabbè, sì, giustamente là c'è Nox Stella. Ma quello che è uno scudo? Cioè, c'ha la capoccia tutta strana. Dici? Vabbè, giustamente dici, sono insetti. Madonna, guarda la fiamma, effettivamente. Fiamma! Sotto... vabbè, sai che è fatta sta... Non lo fare! Ma fa culo, ok. Madonna, devo stare con il panico che mi si stacca... Il Gesù Cristo. Torcia? No. Tu mi devi mettere la carica. Che sei lì che pensi, mi butto o non mi butto? Mi butto o no? Si scherza, ragazzi, non buttatevi le cavalcavia! Ma io c'ho problemi. Cioè, non solo nel gioco, ma... Bello, non solo nel gioco, ma anche proprio nella vita vera. Cioè, per forza. Perché non sto mai con queste mani? Non me ne zicco nel culo, porca troia. Dio Cristo, che infarto. Dov'è? Che cazzo è? Ala di Astel. Non avevamo dubbi. Spada cavata, una fragile ala, pervasa dalla magia delle stelle. L'attacco potente libera un'onda di luce incantata. Sembra sia stata estratta dai resti della progenie del vuoto che assaltò la città eterna. Ah, quindi non è sempre stata tutta sforellata brutalmente. È stata attaccata da qualcuno. Cioè, da questo Astel, che... Quella è un'ala. Quindi sono molto confuso. È tipo un bagarozzo di taglia medio-grande. Ok, continuiamo. Scusa, ma di qua dove andiamo? Andiamo sopra dal drago. E poi mi sa che si scende. Non credo, no. Penso sia qualche... Tipo quella sorta di roba attaccata sul soffitto. Può essere? Beh, più che altro chiama formica. Cioè, sì, però... Visto che mi sparava magie sul buco del culo, non saprei. Che quello era il soldato dragonide di Nox Stella, cazzo. È perché questa è Nox Stella. E lì c'è una formica con a cavallo qualcuno. C'è qualcuno a cavallo di una formica gigante. Madonna, ma che bello, cazzo. Sì. Provo come sentimento che qui ci aprono il culo. Una facilità. Scusa, ma qui la via quindi qual è? Se continuo dal fiume arrivo da qualche parte qua che non so che cos'è. Però no, effettivamente qui mi sembra ci sia un ascensore. Qua si può salire sopra? Non credo. Quindi prima esploriamo il sopra e poi il sotto. Un amporino. Però sta skill art mi fa un po' schifo. Sono rabbiosa! Boom! Madonna! Dal cavaliere? Intendi questa signorina qui? Madonna mia, il lag che c'è qui è un qualche cosa di incredibile. Comunque ogni volta che porto Elden Ring in live il mio computer mi maledice.
mi maledice. Ci sarà il giorno in cui finiremo Elden Ring che il computer mi fa sì. Sì, comincerà a sbocciare champagne. Cavaliere. Cavalla formiga. Allora, prima di... giù mi sa di posto che prosegui qua, perché vedo che c'è un buco che porta a qualche parte. Bellissimo però. C'è qualcosa qua dietro? Allora signori, non mi hai visto, grazie. Ciao. Oh, ah, è vero, questi sono quelli che hanno quella frusta strana. Gna. Si apre questo? Si apre. La capoccia della formica. Che fiatelli. Cosa fiati? Dai calma che ti apro la testa. Ho sbagliato! E vaffanculo! La telecamera però, la telecamera... Buongiorno! Bella però questa carica così, mi piace molto. Cioè, no sense, perché non la controlli mai nella vita, però... Ok. Sono palesemente quelli della... No, oddio, qua pure voi, no. Palesemente quelli della tizia di Sekiro. Della Libello. No, non della Libello, come si chiama? Io continuo a dire. Poi lagga. Chissà quanti mille... Qua. Non mi ricordo come si chiama. Non la Libello, la... Andiamo. Porca madonna. Che parto. Sei nella zona con gli insetti, tra l'altro. Vabbè, si fa, sprechiamo anche mana a cazzo. Porco Dio, raga. Veramente, porco Dio solo, mi viene da dire solo porco Dio. Prossima live provo a connettermi al server della Svezia, magari migliora la situazione. Guarda, proprio perché non capisco, dovrei provare a contattare l'assistenza di Twitch. Dovrei provare a contattare l'assistenza di Twitch a dirgli uè, ogni tot. Perché è una cosa veramente strana. Mi dice tipo che non riesce a recuperare le informazioni dell'account e quindi mi butta giù la live. Ma che cazzo vuol dire? Allora, di qua è un posto chiuso, quindi ci infiliamoci. Ma questo è palesemente coso. Oddio, Demon Souls. Nulla. Cazzo. Ah, perché c'hanno lo scudo. Se l'ha capito, lo scudo non dovrebbe proteggere dalla magia. Comunque vorrei ricordare questo dettaglio. Sono la falange praticamente. No! Cioè gli fa... Andiamo a fanculo. Che cazzo. Bello, questo sì, molto... Ok.
Non è che basta che salivo e c'è stava la porta, vero? No, ma non è una nebbia di quelle da boss. È quello il fatto. È una nebbia di quelle che devi usare le chiavi. Ma lì giù c'è una palla che... Vabbè. Esatto, era una di queste. Cazzo, mi ce la metti a fare là, vabbè. Furtività. Furtività. Ognò. Vanguard. No. Che cazzo ha fatto qua, mazza? Ma usa gli usa i martelli come scudo. Ah no, c'ha due. Ma che c'ha due pentole. Buongiorno a me. Stavano proteggendo dei sarcofagi. Fantocci di Vergine e Spadaccina. Un vecchio fantoccio creato nella città eterna. Usalo per evocare gli spiriti di una vergine. Okay. Queste due sorelle appartenenti a una razza spietata che brandisce armi sinuose. Divennero fantocci con la stessa volontà. Si sono fatti volontariamente per diventare fantocci? No, ho potenziato il Mimic, però. Ehi! Vabbè, ma non stai tranquillo! Gna. Gna. Così, una lacrima di larva. Così. Ma perché? Perché? Rune auree al livello 10 a caso. Tanto sta per finire qua sta zona. Di là c'è qualche cazzo. Andiamo prima di qua. No, va bene. Level design, così, a caso. Tanto questa mi sa che è una di quelle chiese. Vabbè, si chiama Nox Stella. Buongiorno. Stavo vedendo se era crashata la live. Buongiorno. Ma si è chiusa la porta? Ma hanno chiuso qua dentro. Ma no, ma che... No. La palla. Ok, vabbè. Che cazzo. Tutto questo per nascondere. Un'altra lag. Basta. Dovrebbe essere la lastra di titanite delle... La stai di titanite delle... Delle ceneri. Natural, troppo leggendario. Oh, un po' troppo mi sembra, vabbè. No, no, potenzio il Mimic. No, qua mi sa di posto dove si va avanti. I'm back in town. Buonasera, bentornato. Ma vaffanculo, ma non si può aprire, veramente? No, dai. No, cazzo, vabbè. Cosa c'è? Oddio, no! Qua... No, c'è anche una di quelle palle, no! Due? No, ok, una sola.
Ma quella si... No, non mi sa che non cade. Tu sei mia... No, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Che mi droppi? Oh, aspetta, che forse ho visto un segreto. Aspetta. Vabbè, c'è l'esercito della salvezza qua davanti. Porca troia. Cosa uso? C'ho niente. C'è questo, ma credo siate tipo invulnerabili a sta roba voi. Ma proprio hanno preso il modello 1-1 e l'altro. Aie. Ma sì, ma perché sono fatte proprio 1-1. Cioè, semplicemente adesso non c'è il braccio di merda. Cioè quel cazzo di tentacolo. A rotter cazzo! So! Cattiglio! Mi hanno dimenticato che esplodono. La versione che sei imparata a combattere per bene e non a farsi shottare dalle bombe. No, dai. No, dai. Che te passiamo. Marameo, sì. Ciro è sempre unico. Ma tutto questo per andare poi in questa cattedrale? E ci troveremo il cancro massimo. Guarda, Re Ciro di Persia. Allora, il grande pozzo. Oh cazzo, su due mimic. Sono rimasto un po'... Pensavo... Ah. Fosse... Un boss, un... Qualche cazzo... Certo sì, nozioni di storia in chat. Che chat è acculturata che abbiamo qui? Un altro oggetto leggendario!
Cosa rappresenta la luna nera perduta? La luna di Noxtel è stata guidata di numerosi altri. Ok. Ma veramente tutto qua? Fine? Seriamente? Noxtella finisce così? Cioè, so che c'è la parte sotto. Prima, ma sì, ma pure in realtà per un... per un guerriero che non vuole sta spreca roba, eh. Eh sì, stiamo continuando la quest di... della best girl. Eh beh, adesso c'è tutto sto il puttanaio sotto. E adesso qua sotto mo lo... arriva va sotto la via principale. Oh. Eh sì, perché là c'è una... ah, ok, sì, perché là è qua, è dove qua sopra abbiamo affrontato il drago. C'è l'ascensore che porta giù nelle vie strane. Eh sì, eh sì, eh sì. Ma qua sopra c'è qualche cazzo di utile o... mi sa veramente un cazzo. Vabbè, ma immaginavo più che altro perché non credo che rendano un... cioè, se per sbaglio qualche stronzo uccide Var... o Varre o Varre o come cazzo si chiama, non mi sembra giusto che non può raggiungere Mog, anche perché tanto Michella DLC, cioè, ma sicuro. Fa ste robe, chissà che... ma guarda che se tu ti vai a vedere i book art, come si chiamano? Oddio, le art dei vari giochi della From sono incredibili. Io c'ho l'artbook di Bloodborne ed è un qualcosa di wow. Quella col piccione, Fatal. Io ho l'artbook di Bloodborne ed è bellissimo, cazzo. Sono proprio le varie scene che fanno la From sono dei cazzo di quadri. Infatti il level design de From non gli vuoi di proprio un cazzo, non gli vuoi di... allora, ma tu è che stai nella città dei Mimic? Oddio. Ah. E poi non ho mai capito perché gli albinauri sono come negli anime. Ci stanno le Monster Girl, no? Se tu vedi la parte maschile praticamente sono dei furri. Se tu vedi la parte femminile sono bellissimi. Perché scusa gli albinauri? C'è la cosa che era bellissima, tutta figa. E poi c'è la controparte maschile sono quelle... quei bombolotti così. Cioè non mi sembra giusto come cosa. È come... eh sì, la sorte dobbiamo affrontare il drago. È come per chi lo conoscesse Killing Bites. Se tu vedi i lottatori maschi sono tutti full animali. Se tu vedi le lottatrici donna invece sono tutte dei figotti pacciarotti. $40,000 a giro ogni 5 anni, madonna. E poi lag, poi lagga sto di. Poi lagga. Ma guarda quanti cazzo ne avete messi. Ma voi siete rincoglioniti alla From. Ma voi volete mettere l'RTX. Ma voi dovete comprarvi che cazzo sta succedendo? Voi dovete comprarvi i cervelli. Ma altro che l'RTX. Mamma mia. Che ricordi. Che erano 30.000 ad amuleto. Macchine. So che devo andare al famoso ascensore, Però vorrei esplodere. Oddio, quanto ero magro. È un drop qui.
cazzo. Però qua potevi farmelo usare cavallo from cazzo. Io no. Lì c'è qualche cosa che porta da qualche parte, mo ci andiamo. E tra l'altro la parte serpente è presa uno a uno dal serpente di Seghiro, è proprio quel serpente, cazzo. Allora. Troppi. Vita. Anche se avrebbe dovuto fare la questione rumore, se aggiungi la furtività, molto più presente. Tipo, se sto in armatura pesante, faccio molto più rumore ed è molto più facile. Perché vedere un tank che fa così e non lo scioccano è un qualcosa di incredibile. Dotlas, vero, mi devo ricordare sempre. Perché dormirai o te ne vai, Harlock? Ci abbandoni? Oh, che male il piede. Nominato, non mi aveva visto, fratello Samiro! Una delle due. E anche qui c'è una signorina. Tanto questo è bellissimo. Chissà se lo droppano il set. Stai calmissima che te apro, eh. Bella st'arma. Ciao. Che tanto è uno shotter, quindi mi sa che passa attraverso gli scoop. Ma sei stupida però, eh. Magari una terza. Segno tattico. Il vagabondaggio sul letto, quello. Quello lo capisco. State calmi. No, fatto una cazzata. E invece Invece. No. Se poi te ne prendi. Dato, dovremmo ammazzare un'ombra, ci ha detto Ranni. Di giù ci sarà qualcosa? Allora lì, c'era un buco, ci stavo per cadere. E un altro. Niente, cosa? Padre Maronu. Però possiamo andare anche. Il drop dei frame qua è perché c'è una quantità di nemici in boh, non so, non ho idea. Ma poi perché sono tutti slimini del cazzo che fanno, che c'hanno quell'effetto di fulmine. Lasciata la live brutalmente? No, non credo, ok. Mi ha preso un infarto, scusate. Posso parlare con Ranni? Let us speak of the past a while. I was once an Empyrean of the demigods. Okay. Only I, Mikala and Melania could claim that title. Each of us was chosen by our own two fingers. As a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe.
in the form of a vassal tailored for an imperium. Ah, Blade è tipo una razza fatta per difendere gli imperi. Slew mine own imperium flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing. The two fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins. Gli imperi sono gli dei, cioè gente che ha sangue divino e quindi può. Stavo dicendo, Marika non è un'Empirea, ma è più, è una, cioè di razza è tipo una Numen, da quel che ho capito. E Rani gli stava così tanto sul cazzo il essere controllato dalla volontà superiore slash due dita. Che si è ammazzata. Even when I turned my back upon the two fingers, Blythe remained my loyal ally. Oh, cucciolo per Blythe. Though he was created a vassal for an Imperium, he was a colossal failure on the part of the two fingers, Blythe and EG both. Art willing to give too much to me. Cuccioloni. They both understand what lieth beyond the dark path. That I must betray everything and rid the world of what came before. Ah. Should I add thee to the list? Another one. Kind of heart. As kind of heart as they. Ah. This form hath loosened my tongue. I've let slip too much. Forget quindi... what thou hast heard. Forget. Effettivamente lo sappiamo che sono morti contemporaneamente due semidei. E Coso, non mi ricordo come cazzo si chiama, Godwin o come si chiama, è morto nell'anima, mentre Rani è morta soltanto nel corpo. Per questo poi si è buttata l'anima dentro il sto pupazzetto. I've let slip again. Ma che tra l'altro... No, non Go, cioè stato proprio il primo semidio che è morto, che non mi ricordo chi cazzo era. Non era lui, era Godwin, God, qualcosa, sempre God, cazzo, però vabbè. Prima di andare qua sotto, in realtà, mi sono ricordato di dover fare una cosa. Beh, forse Godfrey, sì. O no, forse Godfrey mi sa che era il primo Lord, perché si chiamano tutti cazzo uguali. Perché il primo Lord ancestrale... E il primo semidio morto sono due cose differenti. Perché i nomi sono tipo uguali. Perché uno è Godwin e uno è Godfrey. Forse Godfrey... No, Radagon è un altro ancora, lascialo per... Forse Godfrey dovrebbe essere il primo, perché l'abbiamo visto pure nell'intro. Il primo senza luce, tipo una roba del genere, come l'hanno chiamato. Troppi che Afrom deve chiamarli in modi differenti, Cristo. Che cosa è successo? Penso sia partita la via la cutscene per sbaglio. Guarda mamma, come Mussolini. Bellissimo che non c'è una luna, non c'è il mondo, ma c'è la luna. Ah, beh, essenzialmente è successo questo solo al contrario, va bene. Ho visto il cazzo. Ok. Ah, ecco perché c'erano tutte le mani al contrario. No, no, guarda, cioè rimaniamo amici. Non voglio. Ma che bello, ma è tutto al conto. Ma è tutto. Devo rispegnere perché non si vede un cazzo, porca troia. Gni.
Sta laggando, ragazzi, sta laggando. Dio solo sa perché. Le manine, Madonna, che figata, tutto al contrario. Ma tu non eri morta. Ma tu eri morta. Che cazzo è andato? Oh, bellissimo. Ehi, hey, buongiorno. No, come è successo? Non è possibile. Mentirosi. Credo. Bar? Vabbè. Ehi, hey, Luciano, come stai? Bello. Buongiorno. Vaffanculo, il ragno. Dov'è? No. Becca! Mamma mia, che dolore! Che dolore! Tutto bene, tutto bene. Stasera Twitch sta facendo un po' il birichino. Uff. Porta. Ho fatto una cazzata incredibile. Madonna, non lo ricordavo. Com'è andata al lavoro? Bello, com'è andata? E poi. E va, fanculo. Che bello poter stancare i colpi brutalmente. No, sono contento, sono contento. Ho sbagliato un buco! Affanculo, From! Porca troia! Che palle! Avrete messo pure il salto, ma gli stessi geodata di merda sono rimasti. Gli stessi geodata del cazzo da Dark Souls 1, questi uguali li avete. Oh no, non ho sbagliato buco. Ma cosa... Vero anche quello. Sì, però porca madongo. Ah! Oh, ma giù c'è un drop. In realtà sì, perché più avanti sicuramente ci stanno, ma poi in generale pure per se si, vuoi usare, che ne so, la katana con... come si chiama? La Moon Veil, la lume, quella va su arcano e per il sanguinamento e su magia. E su magia e su intelligenza. Diciamo che fare sempre cose tipo arcano intelligenza, arcano fede ci stanno. Non è per niente male. Sì, sì, ci può sta, ci può sta. Già fin dall'inizio trovi anche, che ne so, i draghi che c'hanno fede, fede arcano. Grande Nightbot, Ice, che ci dice le cose. Sì. Quello è il momento in cui cominci a... cominci a min-maxare, Fatal. Come il fatto che il Radan è utilissimo soltanto una volta che tu praticamente stai con i, con i, con i cap delle varie statistiche. Prima è inutile.
E questo era il meccanismo che era sul soffitto che adesso sta... No, sta salendo. Cazzo l'apre la porta se sta al con... Cioè... Non come apre la porta, perché quello lo capisco. Ma adesso che passa dall'altra parte... questo è il fuori, esatto, quindi sta... Ho capito. Guarda, build coltello di Eduvia e fiume di sangue come il secondo il bastone meteorico. E allora sì, ha voglia, se vai su cose che c'hanno il sanguinamento, l'arcano è tuo amico. Ah, vabbè. Ah, ok. Come che... Vabbè. Che palla. Ah, ce l'ho il cavallo. Cioè, sì, perché non sapevano come fare... Cioè, la porta era al contrario mentre l'abbiamo aperta, quindi non sapevano... Non sapevano palesemente come farti mettere in... Come farti mettere dritto. Stranamente una volta tanta un cazzo di robo di ponte sano, eh? Incredibile. E non è vero. Ciccio bombo. Ciao. Intanto mi ricorda uno dei sacri, quel sacridelma che abbiamo trovato nella cosa. Che abbiamo trovato nella... non mi fa castare tutta la cosa di danno. Ok, c'è tanta vita, no? Non so che idea, ma ok. Body shaming, no, questo è... Se ne va, dice, vabbè zio, se vai alla pussi, io mi rimango qua. Potrò tankarmelo un colpo? Alla! E va fanculo! Orra! Quanta vita c'hai? Ah! Tu usa quello stocco bellissimo. C'è un po' tanta... Ho sbagliato pozza. E vabbè, madonna. Scusa, ma è proprio crass... Ma c'ha la codina! E te... Stannati! E non si stanno mai. Sono morto, sono vivo. Sono andato fede e forza, come i vedi Chad dei Souls. Non si stanna, per Dio! Che fai? Satana! Va bene, esplosione. Anch'io! Questi sono gli incantesimi della ciccia! Ah, scuola dei rotolini! Ma... Guardalo! Guardalo laggiù com'è fiero! Ah... Madonna, su di... No, no, io adesso mi metto a fare una scuola di magia homebrew su D&D, la scuola dei rotolini. Poi se non pesi dai, se non sei in sovrappeso, non puoi apprendere questa scuola. Ma poi proprio... Bloh! Sto piangendo, non posso rimettere gli occhiali. Oh. Ah, aspetta che non leggo. Ah. Dio Cristo. Ma poi è bellissimo con tutta la... Proprio crasso, no? Con la ciccia che fa... Boh.
È un airbag. Ah, ha usato la ciccia a suo vantaggio. Ma infatti, cioè, la mia della salamella. La salamella. Pensa che lo fai dopo le... Madonna, io... Sei rifullato sicuramente. Oh no, è in Super Saiyan cattivo. Ah! Fanno male più le due, zio. No, non lo fa! Ma quanto lo adoro! No, 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 From, sei stata bravissima. Basta! No, Dynart, guardalo! Guardalo! Beh, no, è bellissimo. Io ci sono sti incantesimi? Io mando a fanculo la fede, eh? Io ve lo dico! Io ve lo dico! Ma poi è tutto serio con lo stocco! E poi... Ah, eppa! Ah, vai via! C'ha pure la godina! Sono morto! Ah. Sì! Aspetta, aspetta. Scusa, so che sto ridendo come un coglione da solo, però... Vai. Deve essere realizzata cucinando insieme brandelli di pelle levigata. Il grasso sottocutaneo la rende soffice e imbottita. Indossate i nobili sacri d'erma, noti per i loro... Per i loro paramenti a sette fa... Paramenti. Diciamo... Sette colli. Oh, potenza di incantesimi della nobile presenza. Oh, esistono gli incantesimi. No, raga, è fatta. Esistono gli incantesimi da Sacri Terma Cicciotto. I nobili sono gli apostoli primigeni, sì, che sembrano aver assimilato una fisiologia inumana in modo non dissimile dal crogiolo, il primo. Ah, ok, è tipo una variante dei... Ma poi il fratello era magro, scusatemi. Com'è possibile sta cosa? No, non mi di sta cosa. Vabbè, che come lo fanno, eh. Vabbè, no, ci stanno quelli del... Stanno quelli del... Come si chiama? Oddio, ca... quelli del crogiolo che ti fanno tutte cose strane. Quindi si potrebbe stare. Ah, io adoro. Questo penso sia il mio nemico preferito fino adesso di Elden Ring. Immagino quello che si è dovuto mettere ad animarlo. Ma scusa, ma se noi ce l'abbiamo già la runa di Rennala qua sopra, che cazzo ci trovi? Il momento sì, migliore. Dopo devo clipparlo. Dopo devo clipparlo perché quello lo carico. Quello lo carico. Anzi, fammi fare la... Aggiungi marcatore, così ce l'ho e dove è più o meno. La runa da... Sì, no, troviamo un barattolo di Nutella a sto punto, non... Per forza. Per forza. Ah, adoro. La runa della ciccia, quella che controlla tutto il grasso nel mondo. Ah, adesso seri. Seri, perché questa è una run seria di Elden Ring. Quanto cazzo sta salendo sto ascensore? Oh. Ci sediamo perché avere 7 HP. Yippee-com, Maurizio Costanzo. Mamma mia, che primizia. Com'era il riso? Con il riso mi piace la ciccia ciccia ciccia. Cadavere?
Ma è Ranni. Raga, è la faccia di Ranni questa, eh. È la runa della morte, è una donna, è Ranni poi. Bellissimo Kid Muscle. Adesso vediamo. Talismano affiorato la leggenda. La leggenda di una regina. La giovane astrologa passeggiava con lo sguardo rivolto al cielo notturno. Ogni passo. Siamo crashati? No, ok. Ogni passo del suo lungo viaggio l'aveva avvicinata alle stelle finché non incontrò la luna piena. Fu allora che l'astrologa divenne regina. Ah, è il talismano di Rennala. Sì, ma questa è Ranni, quindi. Questo è il corpo di Ranni. Marchio maledetto inciso sulle antiche carni di Ranni. La principessa lunare. Carni di Ranni la strega. Noto anche come lo squarcio semicircolare del millepiedi. Questo marchio maledetto fu inciso alla morte del primo semidio e doveva avere forma circolare, però si è spezzato perché mezzo ce l'ha lei e mezzo ce l'ha quell'altro. Poiché morirono due semidei contemporaneamente, tuttavia, il marchio si spezzò in due semicerchi. Ranni fu la prima dei semidei a morire nel corpo, mentre il principe della morte, che se mi dice il nome perché non me lo ricordo, morì solo nell'anima. Però la domanda che adesso mi sorge molto spontanea è perché... Ranni ci dà l'oggetto per andare a trovare il suo corpo? Perché effettivamente quell'oggetto serve solo a quello. Posso parlarne con Ranni? Non posso. Bellissimo che tra l'altro era molto più grande, perché in generale i semidei empirei, ma anche molto per cultura giapponese, sono grossi, no? Cioè, in Giappone diciamo che per far vedere quanto un personaggio è forte o è anziano su due cose: o diventa grosso come una madonna o diventa estremamente piccolo e giovane. L'ho letto, sì. L'ho letto. Quello sicuramente servirà per un finale, però devi trovare l'altro pezzo. Che detto così su due piedi potrebbe averlo tranquillamente Fia. Io che imparo i nomi del The Ring. No, io non me li imparo, ma... cioè me li imparo però poi mi impiccio. Ok. Oh, le nostre care lucertoline di merda ci abbiamo qua. Proprio contento, vedete. Poi hai lucertole che fanno morte istantanea, veramente. È spawnato qualcosa. Ombra, tu sei l'ultimo. Quindi non è Blade, è tipo un altro come Blade. With a fateful wound, ne'er to heal. E vai a far culo che devo affrontare quel coso. No. Ha detto io devo rompere i coglioni fino alla morte. Punto. L'ha capito. Quindi c'è sta anche il fatto infatti che Blade è tipo una razza, un qualche cazzo che le due dita hanno creato per metterli a protezione degli Empirei. Quindi questo non è Blade, ma è X. Ok, andiamo. Questo mi apre malissimo, guarda. Ah, aspettavo più forte. Tanto c'è il moveset di Blade, ovviamente. Ah, cuccia. Ah, cuccia.
Magnifica. Bellino. No, in realtà no, Ranni. In realtà no. Come? Tell Blythe and E.G. I love them. No. Chiave del palazzo gettata. Il tipo che mi ha aperto la scorsa volta, chi era? Dici Mog? Quello l'abbiamo affrontato all'inizio serata, se è lui. Chiave del forziere del tesoro della principessa Icariano. Ci sarà insieme alla sue stessi carni. Apre un forziere ideato dalle principesse di Caria. Sembra che si trovi... Ah, quel forziere lì? Aspetta, vorrei trovare una grazia prima però. Quello che affrontavo con un torrente. Ah, Dio, quello lo affronteremo un po' più avanti. Perché quello è fatto proprio per fare una caterva di danni. Quello fa dal sì. Sì, ma io tecnicamente qui non ci potrei neanche stare a respirare, perché se... Oh. No, no, qui c'è sta uno dei cacciatori di globi. Ah, dice ok, quello posso, se gliele spammo sui denti io. Ma gli facevo veramente poco. Scusa Renna, devo rubare il tesoro di tutto figlio. Leggendario. Uff. Vedo tanti oggetti chiave, ma pochi da usare. Dov'è sto anello del cazzo? Tra l'altro sicuramente è per sposasse cosa, Tanto, l'anelli nei souls. Dov'è l'anello? Ecco. Probabilmente. C'ho la cataratta. Che è un utilizzabile, che cazzo è? Ci sono passato davanti? Qua ci sono le cose. Qua ci sono i ciondolini di merda. Qua ci sono le chiavi. Ah, ecco, porca troia. Ma io ve lo giuro, queste due cose le univo. Il mio cervello queste due cose le univa. Anello del gelito voto della principessa lunare Ranni. Più quanto una plumbea luna piena, simbolo di un... gelito voto. L'anello è stato affidato alla regina Ranni per farne dono al suo consorte. Da cui l'ho fatta. Ranni è un'empirea e colui che la impalmerà otterrà il titolo di Lord. All'interno è inciso un monito: chiunque tu sia, non sottrarre l'anello a questo luogo, poiché la solitudine caligna oltre la notte è mia soltanto. Però perché Ranni ci dà questa chiave? O siamo noi che la tipo... la ciuliamo dal... Siamo noi che la ciuliamo dal corpo? In che senso, scusa? Essenzialmente Ranni fa la zunderina e dice: no, se voglio andare da sola nel viaggio, non voglio sposarmi con nessuno. E tu invece gli infili il dito... sì, il dito. L'anello al dito, gli fai: no, ci sposiamo, non rompere i coglioni. Non posso usare il cavallo! La via principale è di là, ma noi ovviamente andremo per la via principale. Almeno non ti fa camminare lento. Non ce li ho i body. Sono questi? No, mi sa che sì, sono questi. Ne ho sprecato pure uno. Ma mettetemelo il cazzo di cavallo qua comunque, che no sense. La mia vita!
La From. La From. La From. Ma in testa c'aveva i bigodini quando ha fatto sta zona? Cioè, magari qua scopre che Malenia, Michella e Topo Gigio sono nati qua, perché questa è tutta merda. Cioè, infatti, mo fammi vedere un attimo una cosa. La forma è bella, la forma è proprio... E tra l'altro, dove siamo qua? Non siamo neanche, perché una cosa che ho visto, ragazzi, è che qua tutto questo puttanaio di sangue e cadaveri è perché sopra c'è il campo di battaglia di Radahn, potrebbe essere. Allora, ci prendiamo un altro incantesimo, tipo, allora, no, 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 c'è qualcosa che mi protegge dalla morte istantanea? No, no. Coglioni, merda, porca troia. Quella volevo mettere, però ce ne dovrebbe stare anche qualcosa che ti aumentava. Pensavo ti aumentasse la resistenza a sta merda, invece non c'è niente. Va bene. Allora, metti pure il talismano che aumenta la resistenza. Che cosa fa? Resistenza, veleno e marcescenza. Tolgo questo, vado... No, se tolgo questo vado in fatto. Quindi devo mettere... E cazzo! Se va cazzo. Pure! Pure, From! Pure! Cioè, non solo è un posto di merda! Pure questi! Ma che cazzo ci avevate quando avete fatto sta zona? Il cancro! Poi perché loro non si pigliano la marcescenza? Visto che sono delle creature di merda? Mi sembrava, sì, infatti... Ma porca... Perché questi cosi non si dovrebbero via marcescenza, ma voglio sapere. Perché veniamo da Dark Souls 1, siamo forgiati nell'adamantio. Ma vattene a cagare. Ma vaffanculo, From, veramente. Di qua c'è qualcosa, no? C'è anche un tizio che sta camminando in mezzo alla roba scarlatta. Ma come cazzo fai? Ma chi... Ma come sei vivo tu? Ma c'hai i cheat attivi? Ma non mentire. Sapevo che stava per arrivare il momento Ciro. Senti, Rush B. Rush B, Rush B, Rush B. Non Rush B un cazzo, dove vado? Rush B... Ma qua, domanda, chi vuole fare le full game no damage? Come? Come se fa? Guardalo come corre, non gliene sta sbattendo un cazzo di nulla. Ma lei c'ha pure un coso dei draghi! Ma perché? Ma che cazzo di senso c'ha? Qui mi sento, lo dici tu? Questo lo dici tu. Ah, ti però te metto nelle piattaforme, eh. Però te metto nelle piattaforme. Sì, di merda la From, bastardi, vi cascassero i maronghi a tutti. Zio, è inutile che mi fai fake. Se te svegli. Cioè non... Vai.
Fortuna t'hanno fatto de merda. Mi sta per arrivare tipo non so quanti. Non ti ha fatto un cazzo. No, dai. Tanto sto anche in Fatroll, ricordiamo. Ah, vai, vai, beh, giustamente. Davide, ma Sofia la stavo evitando come la morte. No! Vieni qua, dai, fare le cose. Ma il Mimic, scusa, ma non se l'è presi, non se la sta prendendo la marcescenza, come... Ah, guardala come corre. Per fortuna l'hanno fatto che c'ha pochi HP. È uno spi... Ah, è vero. Giustamente. Che fai? Ti digievolvi? No, devi fare rincoglionito di merda. Vieni qua. Mimic, tutto bene tu? Sì, esatto, c'è la From qua, è proprio... Zio, devi capire che tu... Eccomi qua, eccomi qua. L'unico che qua può pigliarsi le malattie e deve soffrire come un cane, sei tu. Mimic! C'è una cosa chiamata salto! Salta con quelle zampette di merda! Cosa... Cosa mi ha colpito? Che noi siamo noi e tu sei un cazzo, esatto, sempre lì si va. Ma non posso craftare. No, posso craftare anche i boli di mia madre. Posso craftare anche il cazzo che gliene frega di della From. Però non posso craftare quello. Posso craftare 27 tipi di frecce. Però quelli no. Quelli proprio no. Ah, c'è pure la mappa, insomma. Vabbè, almeno è piccolo, dai. C'è anche tutta una struttura qua. Fada, non so dove... Tanto qui c'è qualcosa. Non so dove sia. Magari l'ho missato molto tranquillamente. Oui! Cazzo, mi aspettavo di trovarci. Grasso marcescente. Pure tua sorella. Questa zona senza quella metà sarà un inferno. Anche perché, madonna, la marcescenza, quanta cazzo di vita togli? Quanta? Dio santissimo. Ma potevano farlo, che qua cazzo questa non è una zona chiusa. Facevi usare il cavallo, proprio giustamente la From diceva, vabbè, ma proprio così facile. Vabbè, giustamente. Ma ti pare che devi ucciderla anche, porca troia, a tempo record, perché la marcescenza mi scioglie. Ma in ambito danni... va a fanculo. Stavi mirando quell'altra e hai cambiato palesemente all'ultimo bersaglio, stronzo. Come cazzo mi ha preso? Sono morto. Sono morto. Vabbè, raga, cazzo. Sfinito. A meno che non muore con due hit. Madonna, che cazzo di zona, porca troia. Che cazzo di zona. L'obiettivo prima della fine della live è seccare questo tizio. Però devo trovare un modo intelligente per arrivarci.
Che scarto, no, qui è bravo. E adesso aspettiamo 4 anni. Io devo capire quel figlio di puttana laggiù come cazzo sta sopravvivendo in mezzo a quella roba. Ma va bene, visto che quello non è uno spirito. Ma ok. Ma di che parliamo? Della vita? Qua posso accenderla questa? O non si vede un cazzo? No, bene o male posso accenderla. Non prendi come di una moto. Pappa. Tanto poi io sto aspettando. Ma dove poi cazzo mi appoggio per andare là? Dei nuovi starter. Di che cosa? Hanno annunciato un altro Pokémon? Altro? Devo trovare una via. Non mi posso fermare qua. No. La lore del papato. Brigate! E vaffanculo. Sono morto. Guarda quel rincoglionito del... del Mimic che non riesce a saltare. Mimic, però devi colpire, dai! Porco dio che cancro! E anche perché qua senza quelli io non so. Cioè, qua senza quelli è veramente infattibile. L'unico modo che ho per seccarlo è uno. Però devo stare comunque attento perché mi servono, sai, per sopravvivere ste... queste cazzo di pozze. Ormai ci devo riuscire senza. Ormai è questione di vita o di morte. Allora, il Mimic non lo evochiamo perché tanto non fa un cazzo quel... non fa un cazzo quel coso. Perché non riesce a... cioè, la From non gli ha messo l'input. Salta se c'hai un ostacolo davanti.
Ma dove cazzo le tiri, porca troia? Ce la faccio un'altra volta. Che loro hanno i dragoni di Cthulhu. No vabbè, ma qua siamo vicini a Noxtil, quindi c'ha pure senso. Magari ci sono caduti. Buonasera Evil, come stai bello? Sta nel Sea of River all'inizio. Mio amico si è preso Elden Ring e mi sto divertendo così a giocarci. Beh, Elden Ring in compagnia è bellissimo. Allora, nel Sea of Ra all'inizio. Sponde del fiume Sea of Ra. C'è qualche coso che qua. Tra l'altro qua dentro siamo tipo 6, però Twitch continua a dire che siamo 2. Ci ho mandato il video. Ah, ok, non l'avevo visto, scusa. Vediamo. Oh, ok. Castare cose, Luca, per favore. È tipo qua dietro? Sì. Oso, oggetto più importante del gioco è la From, te lo metto. Ed è praticamente... Va bene, From. Grazie comunque, grazie. Così adesso possiamo aprirlo normalmente. Perché madonna, la marcescia. Ma è un coso? È un buff che ti puoi mettere sull'arma? Perché è una roba rotta, eh. Non è che è migliorata la situazione. Ne ho 5 adesso. Però va bene. Sicuramente costeranno tipo dei materiali infernali per craftare sta roba. Comunque, come stai, Evi? Che mi racconti di bello? Che mi racconti? No, la mia vita. Bocciolo ritualo. Scarla Eva. Vabbè, dai, oh, sono contento. Sono contento. Questa roba chi sta fatta di qua? Beh, perché adesso mi devono ammazzare pre-Pasqua. Seriamente, From. Ma... No! Oh, spada draconica. Ciao, ti... Molto Ez è stato, sì. Il problema di sta zona è un altro. Comunque, che cos'è? Una spada draconica mi ha droppato? Io pensavo fosse uno spadone e una katana. Arma creata affilando una scaglia di breccia. Presunta fonte dell'immortalità dei draghi antichi. Ah, ecco che... Quindi le scaglie di breccia che troviamo sono tipo la coccia dei draghi. Fino a ricavarne una lama immacolata. Purtroppo i soldati dragoni non conquistarono mai l'immortalità e perirono come pari decrepite imitazioni dei loro simili celesti.
Provi, provi. Normalissima katana. C'ha proprio il muzzet base. Sì, non cambia niente. Mossa? Bellissimo. E poi la baffa col fulmine. Figa. Questa per... un destrezza qualcosa. Perché non puoi dropparli tutti. Più che droppargli quel coso, droppagli il materiale. Droppagli le foglioline. Perché tipo le titaniti, vabbè, i cosi per potenziare le armi, le combalarie o come cazzo si chiama e tutto il resto non li puoi droppare perché appunto la forma l'ha fatto per evitare che, sai, si spezzi il gioco. Infatti un amico mio mi ricordo che all'inizio mi droppò tipo 90 di quei fiorellini. Ci voglio andare lì io? Non ci arrivo. Allora, un paio me le tengo perché mi serviranno per passare. Oddio, pure qua sti cosi. Che palle. Ci arrivo fin laggiù. Sì. Madonna, il range che c'ha sta. Cazzo di incantesimo. Guarda qua. Guarda quanti cazzo ne hanno messi. Ma perché? Perché From? Ma il fulmine colpisce tutta la gente attorno? È stato un bug di merda. Oh. Purtroppo si sì, Evil comunque. Perché siamo dei... Perché sì, perché sono dei luridi. Senti, me la prendo, vaffanculo. Non posso sprecarli perché mi servono sti boli di merda. Anzi, va, uno sì. L'altro sì. Ah, ok. From, tu... sì, quello è l'unico modo. From, tu c'hai proprio... Tu c'hai proprio le malattie, From, comunque. Tu c'hai le malattie quando fai ste cose. Mamma, mi sta facendo... Mi sta facendo andare via l'anima a sto posto, lo giuro. Tutto in questa zona ha senso, sì. Effettivamente. Dove fa una cazzata? Ma quello non è il mago. In generale gli incantatori sono rotti perché richiedono... Cioè poi sono rotti. Sono molto forti perché richiedono molte statistiche per essere buildati. Infatti se li tocchi però poi li apri. Posso risalire lì? No. Ovviamente. Non è mai che la From ti... Allora, facciamoci un giretto. Che hanno fatto che questa rimane ferma. Aspetta, perché sono arrivato in fondo e magari c'è una merda di grazia. Vaffanculo. Eh no. Questo è stato un errore. Ma vaffanculo.
L'immagine, ci sarà qualche droppino di merda. Il fatto è che volevo andare nel... Corri, 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 ehi! Vabbè. Il cornicione, siamo tipo Assassin's Creed. Una grazia, per favore. Manca una grazia. Cioè, il Niagara del putridume, però non c'è una grazia. Ah, eccola, infatti. Così almeno che c'ho già sto posto, quindi là mi ci posso letteralmente ammazzare quante volte voglio per esplorare. Madonna, ma che è sto luogo? Che strano. Grande chiostro. Nessuna cosa specifica che ci fa vedere la cosa delle hey. Tutto con la cosa scarlatta. E tra l'altro è pieno di... Oddio, quanti! Già che per oggi stacchiamo. È fatta una certa. Buonanotte, Arlok. Grazie mille per essere stato con noi, bello. Intanto qui stacchiamo anche noi adesso. Siamo in chatting. Allora, diciamo che... il peggio di questa zona è stato fatto. Cioè, per il resto adesso poi ci lanceremo in mezzo. Allora, se staccate... Aspetta. Se... Tanto per esplorare il resto mi lancio nella morte ogni volta e... Oh, quello è il problema. Allora, fatemi vedere... chi dovevamo... raidare, Arlok? Che non ricordo... Onesto, sì, no, ma perché là è una roba vera, cioè la marcia senza la marcia scienza scarlatta è tipo il veleno quello veloce di Dark Souls per 18, cioè ti si mangia veramente. Dotlas. E segui un raid verso Kurulin invece. No, Dotlas. Che stai giocando a Dungeons and Dragons? What? Bellissimi. Ale, ma quanto grande. Bellissimi. È solo uno. Oppure mi scroppo. No, no, dai, oggi raidiamo loro. Dai, ci facciamo conoscere da qualche altra parte. Allora, abbiamo il raid. Datemi un attimo. La faccio. Coloide. Forse non lo sono. E per niente, sì, ci vediamo domani sera con la boss rush. La boss rush, con le boss di Kingdom Hearts 3. Buon proseguo di serata e buonanotte a tutti quanti. Corgiotti, ricordate sempre: Corgi Game fa bang bang. Ciao ciao belli, salutatemi Dotlas che stanno facendo una campagna su D&D. Question 2.